Siamo in compagnia di Luca Occhipinti, titolare della ditta Occhipinti. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Di cosa si occupa la sua azienda? Noi facciamo progettazione e produzione di caschi per tutti i settori, da moto, auto, elicottero. Siamo da tantissimi anni specializzati nel design e nell'utilizzazione dei caschi. Quindi partiamo dal disegno e arriviamo fino a che il prodotto non è completamente finito e in vendita. E la materia prima cos'è? La materia prima sono, diciamo, a secondo del cliente, tipologie diverse da compositi o materie plastiche, perché ci sono clienti dove progettiamo caschi termoplastici, quindi componenti eccetera eccetera, che hanno delle caratteristiche più di economicità, diciamo, per la riproduzione, e prodotti altamente più tecnologici in compositi come di altissima qualità, come quelli diverso, appunto, da volo o da elicottero, che quelli produciamo direttamente noi. Ho capito. E l'azienda dove nasce? Come nasce? L'azienda nasce dalla grande passione per le moto. Fate conto che mio nonno correva insieme a Nuvolari quando Nuvolari correva a moto. Ah, quindi bello. Probabilmente un qualche qualcosa di famiglia c'era già. E da lì io ho sempre avuto la passione. Quando ho fatto la terza media, che era un terzo media, ho portato una moto alla fiera a Milano fatta da me. Ho costruito una moto interamente da solo, l'ho esposta alla fiera. Quindi ho sempre avuto la passione, grande per costruire per il settore, la meccanica. Della meccanica. E poi da lì la passione per il casco, perché il casco è un po' l'oggetto più rinomato, anche più amato dai piloti, da tutti, insomma. È un oggetto simbolo, diciamo, l'oggetto, no? Simbolo, che è importante per la sicurezza, ma deve avere anche un design accattivante in un certo senso, no? Piloti, e l'azienda, mi sembra di sentire dalla parlata, che è in Toscana. Toscana, siamo fuori dal mondo per un'attività del genere, perché noi siamo a Cecina, quindi dove c'è solo commercio. Provincia di Pisa, quindi. Provincia di Livorno. Di Livorno. Però ci siamo creati questa struttura, questo diciamo centro stile, che poi abbiamo clienti in tutto il mondo. Abbiamo fatto negli anni più di 700 caschi per tutti i campioni del mondo di Formula 1, MotoGP, motocross. Ah, sono vostri i caschi? Sono costruiti dalle aziende, ma progettati da noi. Da progettare, ho capito. Qual è la vostra filosofia aziendale? Allora, la filosofia aziendale, ovviamente, in una cosa del genere, è la passione sia che abbiamo noi, ma anche i nostri dipendenti, perché se non c'è un motivo, un motore, che certo, è quello lì, è difficile creare. Si crea perché uno gli piace quello che sta facendo, quello che sta creando, perché noi si costruisce da zero. E i vostri punti di forza quali sono? I nostri punti di forza sono stati negli anni il design, ovviamente, la personalizzazione che abbiamo fatto ai vari clienti senza che fossero distinguibili. Quindi io ho clienti che sono completamente in concorrenza uno con l'altro e a cui faccio i caschi a tutti e due, e nessuno ha mai avuto problemi nel senso di avere una cosa simile all'altra, insomma. Bravo, perfetto. E i prodotti e i servizi che offrite quali sono? Sono appunto i caschi, ovviamente. Innanzitutto il design, quindi il disegno del casco, ma non il disegno, i colori, proprio la forma. Quindi si costruisce la forma, da lì si fa tutte le parti che sono le industrializzazioni, e poi la consulenza fino ad arrivare all'omologazione, quindi anche proprio la realizzazione degli stampi, tutto quello che c'è, fino a che il prodotto. Ma il casco dentro cosa c'ha per salvare la testa? Perché è importante che la testa sia, non batta contro, se batte contro il muro e poi batte contro il casco. La cosa principale del casco è l'assorbimento dell'urto. Quindi il casco, per certi motivi che sono legati a tutta quella della struttura, si potrebbe anche rompere, perché protegge di più se si rompe che se non si rompe. Ah, sì. Ovviamente se si rompe in modo grave, no, ma si deve schiacciare, deformare, perché assorbe l'urto in quel modo lì. Certo. Appunto, un po' come le auto oggi, che uno picchia in un muretto piano piano, spacca tutta la macchina, però è sceso a guardare, certo, perché è la macchina che ha assorbito. Se fosse rigido, trasmette l'urto alla testa e quindi si rompe la cassa cranica. Quindi c'è un procedimento di designer, ma anche di costruttività, che deve allora, particolare. In assoluto c'è molta esperienza, che negli anni abbiamo sviluppato tanti modelli diversi, perché a seconda anche della tipologia ci sono
delle caratteristiche diverse di casco. Certo. Quindi tipo quello da auto una caratteristica, quello da moto un'altra, quello da sci un'altra ancora. E quindi ovviamente bisogna coordinare tutto, trovare l'armonia di tutti i componenti, delle forme, per arrivare al risultato finale. Cioè un casco da pilota di Formula 1 è diverso da un casco dello sciatore, ovviamente, no? Quindi completamente, c'è questo studio importante, capire chi è l'utilizzatore del casco. Sì, sì. E quindi in questo senso poi si farà... Abbiamo anche personalizzati in base alla testa del pilota, quindi abbiamo fatto il casco a Bode Miller, per esempio, per non far nomi, a Dovizioso, a Lorenzo... Ma come viene fatto? Viene la misura del cranio? Scansionato, no, viene scansionato con una macchina, con una scansione ottica. Ah. C'è uno scanner ottico che praticamente si indossa una cuffia e poi si scansiona si la testa. La si sostituisce il viso, la forma della testa e si sostituisce il casco sopra. Ho capito, interessante questo. E la vostra clientela di riferimento quindi sono gli sportivi sono in generale? La clientela di riferimento o sono amatoriali? I produttori in assoluto. I produttori. Chi produce caschi in tutto il mondo. Quindi marchi anche americani, ovviamente in Europa. Voi avete un mercato internazionale anche, no? Sì, presumo. Sì, perché è un tipo di lavoro che, fra virgolette, ci siamo un po' inventato e non c'è nessuno che lo fa. Quindi le aziende, la maggior parte delle aziende, hanno un reparto ricerca e sviluppo, ma non hanno, per esempio, le competenze sul design o in altre cose, quindi lavoriamo... appunto proprio. Quindi voi siete leader in generale del mercato. Come si diventa leader nel vostro settore? Si diventa leader probabilmente perché siamo riusciti a trovare l'armonia di tutte le varie cose che servono per non creare concorrenza, per fare un prodotto esclusivo, perché molti caschi dei nostri prodotti hanno vinto come miglior design al Museo del Design. Quindi avete ricevuto diversi riconoscimenti in tal senso, quindi capisco che la vostra azienda è un'azienda che ha creato un marchio importante, sì. Questo ci fa piacere perché è un marchio italiano e quindi viene sposato in tutto il mondo. Quali sono i vostri progetti futuri? Allora, i progetti futuri, dopo che abbiamo appunto creato qualche anno fa una linea di produzione per costruire i caschi aeronautici, quindi abbiamo costruito i caschi da volo e per i piloti di caccia. I piloti della polizia di Tokyo hanno il casco fatto da noi, per farvi capire, quindi non è una cosa così banale. E questa tecnologia aeronautica la stiamo trasferendo per i caschi da moto, quindi abbiamo fatto una linea altamente tecnologica, un casco esclusivo, ovviamente costoso, però che non ha uguali, quindi senza compromessi, dove la qualità, è unico, la sicurezza e anche la personalizzazione è fondamentale. E qui stiamo lavorando su questo progetto qui perché io ho i capelli un po' bianchi e quindi i miei figli in questo modo... Io me li tingo di bianco perché i miei figli in questo modo hanno una continuità anche certo. Se io non sono nell'azienda, perché l'azienda di design, se non c'è design, diciamo a poco motivo poi... Lei si occupa di design? Sì, io fondamentalmente la prima attività è quella. Ah. Però è un po' come Giugiaro, se Giugiaro non disegna le macchine... Non si vendono. Sì, no, cioè, insomma, non si fanno. Ci sono i consulenti, ci sono i collaboratori che sono fondamentali, però conoscono me e quindi dopo se io non sono in azienda è difficile perché hanno le competenze, lavorano con me, ma non in questo tipo di... perché si nasce, non è che... Certe qualità sono innate, o ce l'hai o non ce l'hai. Senti, io la ringrazio, grazie molto e complimenti grazie per la sua voi. Azienda e le auguro grazie dell'invito, grazie. Il bene possibile, grazie. Grazie. Siamo in compagnia del dottor Massimo Schiavetta, CEO della ditta Work in Process. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera a lei. Dunque, di cosa si occupa la sua azienda? La nostra azienda costruisce centri di lavoro e linee alta capacità e flessibilità per la produzione di infissi in legno. Quindi costruite le macchine che poi faranno gli infissi in legno? Esattamente. Ho capito. E quando nasce la vostra azienda? La nostra azienda nasce nel 2000, praticamente da un'intuizione che abbiamo avuto di poter rivoluzionare completamente il processo produttivo degli infissi attraverso un cambiamento della metodologia e della cronologia delle fasi di lavorazione. Cioè avete innovato in qualche modo quello che è la produzione delle sì, macchine per produrre? Abbiamo inventato proprio un nuovo processo di lavorazione da cui poi ha preso il nome Work in Process, il nome della nostra azienda. E questi macchinari a chi vanno poi?
E questi macchinari praticamente vanno a tutte le aziende, praticamente potrebbero andare a tutte le aziende in tutto il mondo, principalmente per quanto ci riguarda nei mercati europei e mercati scandinavi, e vanno a tutte quelle aziende di diverse dimensioni, dunque dal cliente piccolo, medio, anche i più grandi gruppi europei, che devono appunto produrre porte e infissi in legno. Ho capito. Qual è il vostro core business? Il nostro core business appunto è la creazione di questi centri di lavoro, ma arricchiti di una forte personalizzazione. Noi riusciamo ad andare da un cliente, fare uno studio personalizzato, customizzare grazie alle automazioni, integrare con altre macchine del processo produttivo e soprattutto poi grazie ai nostri sistemi di supervisione riusciamo a collegare tutto assieme e a rendere fino a poter arrivare alla nostra fabbrica totale. So che voi avete macchinari particolari e anche di che hanno costi diversificati, no? Certo, andiamo da le nostre soluzioni entry level per il cliente piccolo, che vale intorno ai 500.000 euro, fino ad arrivare a soluzioni molto più complesse, intorno ai 7 milioni di euro, con gli impianti nuova generazione che abbiamo fatto. Sono impianti che si chiamano Super Heroes e hanno una tecnologia veramente al momento unica nel nostro settore. Ma sia quelli di minor prezzo che quelli alti hanno comunque la stessa tecnologia? Assolutamente. Anche se avranno dei plus in più, immagino, quelli... Questa è proprio una delle nostre caratteristiche, quella di aver cercato di utilizzare un sistema, come possiamo dire, Lego, che ha permesso di utilizzare gli stessi identici componenti sia sul cliente piccolo che cliente medio che cliente grande. Questo ci avvantaggia in tante cose, dal service alla credibilità che possiamo offrire, alla coerenza delle soluzioni tecniche. Ho capito. Quali sono i mercati di riferimento? Principalmente il mercato europeo, scandinavo, il mercato baltico, questo qua è intorno al 90% del nostro fatturato. Poi abbiamo fatto delle vendite abbastanza importanti in Canada, Stati Uniti e anche in Australia. Al momento invece non siamo ancora riusciti a penetrare sul mercato asiatico. Lì non fanno finestre, no? Lì finestre no, lì le fanno, ne fanno, le fanno tante. Finestre. Sì, abbiamo avuto tanti contatti, ma al momento non siamo riusciti, ci manca qualcosa di noi. Hanno ancora una tecnologia tradizionale, evidentemente. Sì, però stanno arrivando. E alcuni nostri competitori sono già presenti e penso che noi arriveremo presto. Ho capito. Senta, qual è i punti di forza di Work in Process, secondo lei? Sicuramente, a parte tutto l'aspetto tecnologico, è saper ascoltare, avere la capacità di poter andare in prima persona sui mercati principali, intuire prima di altri tutte le nuove tendenze. Una delle nostre caratteristiche è sempre stata quella di crearle queste tendenze, dunque essere proprio degli influencer nel nostro settore e poi di realizzarle in tempi rapidi e anche in modo più efficace rispetto ai competitori. Questo è interessante. Qual è la quota di mercato estera? Dal 2010 mediamente la nostra quota di mercato è intorno all'85% estero. Ah, però? Sì, su un fatturato che alla fine del 2003 si attesterà intorno ai 30 milioni di euro e per cui per noi è interessante avere questa quota. Direi. Qual è la filosofia aziendale della vostra azienda? La nostra filosofia aziendale è racchiusa praticamente nella vision, mission e nella nostra strategia. La vision secondo me è interessante perché noi abbiamo sempre cercato di andare oltre il concetto macchina e di assimilarla a quella che noi reputiamo la tecnologia più innovativa e più performante ad oggi, che è l'uomo. Di fatto le nostre macchine, se uno le osserva, può vedere che hanno tanti dispositivi, ad esempio, le faccio un esempio, le mani sono le nostre pinze, il nostro sistema di trasportare il legno. I manipolatori sono le nostre braccia che trasportano i pezzi da una stazione all'altra, si occupano di fare lo scarico e lo scarico dei pezzi. I motori sono i muscoli. Ecco, vediamo proprio una attinenza forte di quello che è l'osservazione dell'uomo. Una similitudine, insomma, tra quello che è la struttura umana, sì, e la struttura di una macchina, no? E abbiamo anche varie documentazioni che proprio cercano di fare una comunicazione in questo senso. Voi avete anche un approccio ecosostenibile, ce ne vuole parlare? Sì, soprattutto fin dall'inizio della costruzione dei nostri capannoni noi abbiamo
pensato di costruire in modo ecosostenibile, avendo il minor impatto possibile dal riscaldamento al pavimento a tutte altre cose. Recentemente abbiamo applicato 425 kW sui tetti del nostro capannone, più lo stoccaggio, e ci permette di avere circa l'80% di copertura del nostro fabbisogno. Inoltre siamo promotori assieme al gruppo Legno Legno di una nuova iniziativa, si chiama Finestra Più Sostenibile, che anche questa aiuta tantissimo i clienti finali a poter partecipare, grazie a un EPD molto vantaggioso, delle opere pubbliche, alla costruzione di opere pubbliche e altre. E inoltre a livello tecnologico, questo è molto importante, assieme a Siemens e Festo abbiamo applicato delle tecnologie alle nostre macchine che permettono il recupero in rete, e abbiamo ideato un processo produttivo, si chiama MPE, che permette veramente ai nostri clienti finali di ottenere anche sovvenzioni importanti, perché riescono a dimostrare, rispetto all'attuale consumo che hanno, una riduzione sensibile. Fare una bella cosa. Senta, la vostra azienda dove si trova? A Niviano in Rivergaro, che è in provincia di Piacenza. Di Piacenza. Avete dei progetti futuri? Sì, progetti futuri ce ne sono sempre tanti, anche se ultimamente con l'azienda crescendo molto velocemente si è capito che bisogna cercare di andare a una velocità un pochettino più equilibrata. Sicuramente i progetti futuri comunque oggi puntano al consolidamento dell'azienda, puntando a far sì che tutto quello che è racchiuso nella mission, nella vision, nella strategia aziendale nostra possa essere comunque fortificato con l'introduzione di nuove energie, sia da un punto di vista di partner tecnologici nuovi che abbiamo individuato, che da un punto di vista di altri manager o collaboratori comunque strategici. Bene, io la ringrazio di essere stato con noi, le auguro un bocca al lupo e auguri per la prossima, per i suoi sviluppi societari. Grazie alla prossima. Viva l'Italia!